Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per fare una cosa totalmente diversa dal solito e infatti ho tanta tanta paura perché non ho mai provato questo trucco, non ho mai provato a seguire un tutorial mentre mi trucco qui in telecamera con voi, quindi sarà tutta una prima volta sia per me sia per voi. Comunque, che video voglio fare oggi? Che poi sarà il primo di questa nuova rubrica, copio barra segui tutorial delle beauty guru americane oppure delle celebrities, dei insomma, poi vedremo chi sceglierò a mano. E per questo primo video ho deciso di copiare, di seguire il tutorial di una delle mie beauty gurus preferite nel mondo. A volte, non so chi lo dice, magari mi dicono che le somiglio e quindi ho detto iniziamo magari così facile, che poi facile, vabbè. E sto parlando di Nikki Tutorials. Io la amo follemente, qualsiasi cosa fa per me le sta bene, quindi bah. Proveremo. In realtà mi sono messa un po' a spulciare quale trucco avrei potuto fare, perché lei fa delle cose comunque abbastanza complicatine, cioè non è proprio metto l'ombretto, eyeliner e ciao. In più lei usa anche dei prodotti che qui in Italia non sono super reperibili e non ho tutto. Quindi ho trovato questo video che vi linko giù nell'info box se volete vedere quello originale, che è il tutorial che lei fa con la Naked It di Urban Decay, quindi ho detto quella ce l'ho sicuro, facciamolo con questa. Ho più o meno visto lei cosa fa, però non ho seguito tutto il tutorial, quindi sarà una scoperta continua. In più non ho neanche preso tutti i prodotti, appunto perché vedo passo passo quello che fa, tanto i trucchi ce l'ho qua dietro, mi alzo e li prendo. Però sono alquanto preoccupata perché sicuro non mi verrà come lei. Però non iniziamo così e anzi iniziamo a vedere cosa possiamo fare. Qui sul computer a fianco ho il tutorial. We're just gonna have a little bit of fun and playtime. And see what this Lei, sì, collection is all about. divertiamoci! Allora, lei inizia con la palette, il colore Cayenne, quindi vado a prendere la palette, vado col mio solito cerchiettino. Lei in realtà appunto si fa prima le sopracciglia, cioè ha già le sopracciglia fatte, quindi penso che quello lo andrò a fare. Che poi tra l'altro abbiamo anche dei colori abbastanza simili, perché lei ha la pelle super super chiara, ce l'ha molto più rosa della mia, però è bionda, giusto gli occhi. Quindi faccio le sopracciglia nel solito modo. In realtà poi penso che vi zoomerò e faremo soltanto un occhio insieme perché sennò la vedo dura. Ok, lei in realtà nei suoi tutorial fa questi mega close up tipo del genere. Io ve lo risparmio, mi metterò un po' più lontana. Sopracciglia, utilizzo il solito di Anastasia Beverly Hills colore blonde. Non copierò le sue sopracciglia perché penso lei abbia molti meno peletti di me e infatti l'effetto si vede perché è molto più figo, però tento di farla più o meno simile. Lei in realtà all'inizio ha tipo una parte sfumata e poi tutti dei simili pelettini disegnati. Vediamo, intanto andiamo sulla parte esterna. Proviamo a disegnare i pelettini. Più o meno una sopracciglia c'è, questo è l'importante. Poi lei va a fare la correzione con il correttore. E io la vado a fare con lo Studio Sculpt di MAC, questo è nella colorazione NC20. Prendo un pennellino tipo a lingua di gatto piccolo piccolo. Questa cosa in realtà io la faccio abbastanza spesso, soprattutto quando magari vado di fretta, le sopracciglia non sono super precise. Questo vi aiuta un sacco e vi dà proprio l'effetto tac-tac, super glam. Ok, fatto questo, io poi col dito faccio in questo modo. Poi lei, avendo già fatto la base, l'occhio ce l'ha già coperto, quindi con lo stesso correttore poco 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 lo tampono qui, giusto per coprire le discromie. Ora prendo questo ombrettino di Maybelline, che è lo 02, il Color Sensation, e mi fisso un po' il correttore così non si sposta. Potete farlo anche con una cipria. Fatto questo, abbiamo una bella base per iniziare a seguire questo tutorial. Allora, abbiamo detto palette Naked It. Eccola qui. Il colore che lei è andata a usare è Cayenne, che è questo qui, mi piace tantissimo. E lo va ad applicare dall'angolo esterno con un pennellino tipo a penna, nell'angolo esterno e nell'angolo interno. Quindi fa una sorta di Hello Smoky. Ok, dai, fin qui non dovrebbe essere troppo complicato. Pennellino di queste dimensioni, che in realtà è già troppo grande, però va bene. Lei fa sembrare tutto molto molto semplice. Allora, l'ho applicato in questo modo, non troppo sfumato nella piega in realtà, però proprio qui super esterno. Ok, una volta applicato così, passiamo
alla parte interna. Lei non li congiunge nella parte superiore, quindi cerchiamo di rimanere abbastanza così, giusto per dare l'effetto, tanto lei sfumerà per almeno mezz'ora. Ok, una volta fatto questo, facciamo partire. Ok, quindi blend out the edges, cioè sfumare la parte esterna, ok, i bordi. Vediamo un attimo. No, ok, lei non congiunge queste parti, quindi praticamente fa quello che io ho fatto nel mentre. Poi lei prende, scusate, io sono ciecata, quindi mi devo avvicinare. Ok, lei adesso prende Chaser and Sauce, che sono questi due beigiolini qua. E vediamo cosa ci fa. Con questi due colori comincia a sfumare questa parte intermedia. E lo porta un po' verso l'alto, sfumando. E poi comincia ad unire questa parte qui intermedia. Ma no, raga, sembra facile seguire i tutorial. Io non l'ho mai fatto, cioè onestamente non mi è mai successo passo per passo di seguire un tutorial. Cosa che il mio sembra una pagliacciata in confronto a quello che ha lei sull'occhio. Sono questi i momenti in cui ti senti una nullità. Una volta fatto più o meno questo, se riuscito a farlo meglio è ancora meglio. Prende questo colore qui che è molto scuro, il più scuro, che si chiama Hashes. Ok, con un pennellino minuscolo lo mette soltanto nell'angolo esterno. Vediamo se è anche ok, anche nell'angolo interno. Quindi dove abbiamo messo il primissimo colore. Devo soltanto vedere un pennellino della stessa dimensione, tipo da labbra però da sfumatura, che c'era solo lei. La cosa sta nell'essere precise ma non troppo. Che angolo interno. Troppo figa sta cosa. Cioè adesso farò tipo un video a settimana soltanto di questo. Prima vedo se vi piace, logicamente. Però a me fa impazzire fare queste cose, anche perché impari un sacco di tecniche nuove. Per la parte centrale, dopo aver lavorato bene questo colore scuro, lei utilizza questi, che sono tra l'altro i miei preferiti della palette, che nel video sembrano rosa, rosissimi. Sicuramente lei farà qualcosa con la telecamera, altre qualche colore. Comunque sono Dirty Talk e Scorched, che sono questi due super perlati. Ok, li applica con un pennello lingua di gatto però morbido. Prende più Dirty Talk e poi un po', lei ha detto a little bit of Scorched, quindi andiamo. Comunque lei, strano ma vero, c'ha l'occhio più piccolo del mio. E non so dove si infaccia sti trucchi, cioè dove trovi la superficie, ma a quanto pare la trova. E lei fa anche una sorta di cat crease con il colore qui al centro. Quindi anch'io lo vado a evidenziare, tra l'altro sul mio occhio, che ha la palpebra un po' calante. Questa cosa di fare la cat crease non funziona, mi ritorna praticamente come era prima. Quindi io ci ho provato ma non si vedrà tantissimo. Ok, lei adesso prende una matita che è una 24/7, sempre di Urban Decay. Questo colore non ce l'ho, però è un color vinaccia, quindi la vado a cercare. Ok, ho trovato il colore identico a quello che utilizza lei nel tutorial, però questa è una pastello di neve e si chiama Distortion, e lei lo va a applicare qui sotto all'interno. Poi vediamo, perché lei di solito tende ad abbondare. Ok, infatti lei ci va abbondantissima. Poi vabbè, la matita che utilizza lei è un po' più pigmentata. E poi lo va a sfumare con un pennellino. Vado a sfumare, lei lo porta anche un po' tipo verso qui. Poi prende En Fuego e Ashes, questi due scuri, e va a fissare e a rendere la matita un po' più rossastra, perché dice che le sembra troppo viola. Vado così, tampono, tampono. Adesso riprende Dirty Talk, che ha questo colore qui. Sto indicando quello giusto che non ci vedo, ok? E lo mette in questo primo tratto. Il problema sarà dopo mettere il correttore. Lei poi mette una puntina di illuminante proprio qui nell'angolo interno. Io lo andrò a fare dopo, logicamente, con illuminante. Poi per finire il tutto lei applica un paio di ciglia. Non so di che marca siano, ma prenderò un tipo simile. E allora ho trovato queste di AliExpress, che sono praticamente identiche. Sicuramente, vabbè, la qualità sarà un po' più scarsa, però la forma è quella. Quindi andiamole ad applicare. Madò, comunque capisco perché costano così poco. Cioè rimane tutta la colla appiccicata. Utilizzo la colla questa qua di Essence, che hanno
tolto dal commercio, in realtà non capisco, ogni volta che mi piace da morire una cosa poi la tolgono. Che vedete all'applicatore, così è più comodo. Ok, odio le ciglia quando sono così dure, questo è l'effetto. Poi lei va a mettere un po' di mascara sotto. Io utilizzo il World Hype di NYX Professional Makeup. Adesso faccio la base perché lei è già basata, è tutta bianca. Alright, let's focus on the cheeks before we go in with the lips. Una volta fatta la base, già come vedete è tutto molto più completo. Ho fatto anche l'altro occhio. Devo dire che farlo senza tutorial, ma sapere già i passaggi è molto meglio. Come fondotinta ho utilizzato il solito di Fenty Beauty. Mi chiedete sempre che colore utilizzo ed è il 140, che in camera può sembrare un po' chiaro, ma dal vivo è perfettamente il mio colore, identico. Poi ho un pochino risfumato la parte sotto perché io non sono abituata, quindi col correttore e tutto si era un po' sporcato. Ho messo il mascara, anche un pochino qua le ciglia. E adesso andiamo a fare il contouring, blush eccetera eccetera. Lei lo sta facendo con un prodotto che io non ho, logicamente, che però è bello aranciato, bello sparkling. Io utilizzo la mia solita, che è Hypno di Mulac Cosmetics. Lei ha già tipo degli zigomi belli marcati, io che non ce l'ho praticamente li vado un po' a seguire. Poi lei fa sempre una cosa che adoro, non so se in questo video in particolare lo fa, però io ve lo farò vedere. Praticamente lei con la cipria, quella da bake, la va ad applicare anche qua, così ti viene proprio bello tagliato, che lei ha un viso abbastanza ovale, non cicciotto, ma è proprio la forma, quindi questo la aiuta tantissimo. Poi lei fa questo contouring bello verticalizzato, come faccio io. Poi lei se lo mette sulle tempie, io in realtà non ne ho bisogno, però lo metto qui. Poi lei utilizza un blush di Kylie Cosmetics che è tipo super power, è un pink arancio fluo praticamente, non so come le verrà, però io penso utilizzerò questo qui. Si concentra sulla zona tipo sempre dello zigomo alto, quindi proviamo anche questa nuova cosa. E dopo di questa poi andiamo a fare il cut, vediamo qual è il suo prossimo passaggio. And for highlight today I'm gonna go in with this La Masca one. Ok, poi come illuminante lei utilizza uno di La Masca che io non ho. Praticamente cosa avevo in questo trucco? Solo la palette, ma è già tanto. Però quello che sta usando è del tono super super freddo, quindi io posso usare tranquillamente questo qui sempre di Mulac, che è Glowy Bunny. Oh no, come on, show up. Quel momento bruttissimo in cui l'illuminante ti sembra bello, poi lo vai a mettere e non scrive quello che gli sta succedendo. Intanto faccio questa cosa e utilizzo la Born This Way di Too Faced. Praticamente lei fa così, la prende, ok, poi tac. Io so che quando vado con Glowy Bunny in realtà è tipo sempre una garanzia. Diciamo che così per me basta. Anzi, questo è l'effetto che le dava quello di prima, che poi ha snobbato e cambiato, quindi figuriamoci. Un po' sul naso, arco di cupido, che lei ci abbonda come non so cosa. E poi vado a riaggiungerne un po' nell'angolo interno che prima non avevamo fatto, proprio qui. Guardate come rende subito il tutto più vivido. Tolgo qua. Vedete come viene molto più delineato? Allora, lei va con un rossetto sempre della collezione di Naked Heat, che si chiama Fuel, quindi controllo che magari me l'hanno mandato. Ok, non me l'hanno mandato, però ho sempre questi due di Urban. Uno è della collezione di Gwen Stefani, si chiama Ex-Girlfriend, e l'altro è, penso, della linea base, si chiama Weirdo. Visto che lei usa questo nude pescato, quindi vado prima con Ex-Girlfriend, che è un nude abbastanza marroncino, e poi questo è della linea matte Weirdo, quindi preferisco mettere come base questo, visto che il suo ha questo effetto un po' lucidino. Ok, e vado col secondo colore. Ok, strano, ma davvero è venuto lo stesso identico colore, forse il suo leggermente più pesca, però ci sta tutto anche questo. Poi credo sia concluso. Ok, no, lei va ad applicare anche un gloss sopra di Jouer Saint-Tropez, che non ce l'ho, però è praticamente lo stesso identico colore del rossetto, quindi adesso lo cerco. Ho trovato questo di Neve, che è un po' più scuro, però almeno mi va ad aggiungere un po' di arancio, ed è Tiger in a Tropical Storm, e lo metto
fatto con un pennellino. Ok, questo è l'effetto, non è troppo glossato rispetto al suo in realtà, però non ho il colore giusto, ho paura che poi rovino tutto. And of course to seal the deal, some setting spray. Lei va a fissare, in realtà usa quello di Kat Von D, io utilizzo quello di Urban, così rimaniamo in tema. Il The Slick. Tra l'altro questi prodotti qua sono fondamentali perché rendono il tutto più omogeneo, tolgono l'effetto polveroso della cipria se magari ne avete messa troppa, e il tutto è più un flick e in più vi dura di più. Ok, quindi lei ha terminato, possiamo toglierci questo sciocchiettino. Non mi sembra affatto malaccio, anzi mi piace tipo tantissimo. Anche la base, non ho fatto niente di diverso in realtà da quella che faccio di solito, però la vedo molto più on flick, sarà l'influenza di Nikki, non lo so. Il trucco degli occhi mi piace, anche se io solitamente non li faccio così strong, però lei riesce a farlo sembrare normalissimo, make up nude, ed è questa la cosa bella di lei. Però in generale datemi anche un voto, secondo voi come vi sono sembrata, se potevo fare meglio, se è abbastanza simile all'originale, contando sempre che io ho una forma dell'occhio diversa, colori diversi e bla bla bla. Naturalmente confronto ai trucchi che faccio di solito ci ho messo tantissimo, per i miei standard tipo un'ora e mezza, io ci metto molto di meno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi proverete a ricreare questo look e se vi piacerebbe vedere altri video di questo genere, anche perché ci ho messo tanto ma mi sono divertita tantissimo e spero appunto vi siate divertiti anche voi, abbiate passato un po' di tempo in compagnia. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video.